al telefono, ci guardano i satelliti. È ripartito a caraglio. Sole della Madonna, nuova soluzione, ombrellino. Molto belle poche. Destinazione Elva. Vado in Valmaira, riprende l'extra viaggio. Con la luce negli occhi e con il ritmo nel cuore. Una monetina a me, una a te. Il ponte del diavolo. Mamma mia, il diavolo. Prendo il pullman perché c'è un dislivello di quasi un migliaio di metri, perciò senti a me che tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda non ti senti disturbato, tu balla rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà a borsetta di mamma, tu vuoi va. L'italiano, ma sei nato in Africa. Pullman e trovo lui e loro che mi portano a Elva. Perciò... A Elva no, eh? No. vicino, va bene, vicino, grazie mille. Vai, la strada è vostra. Ciao, grazie. Che culo. Niente, ho trovato. Sono in un posto fantastico, guarda. Fortunello. Niente, adesso salgo. Elva, 9 km. Qui fa brutto. Guarda che tempo. Non li senti, ma ci sono i. Oh, se così deve essere, così sia. Anche perché stamattina dicevo. Speriamo che piova, ma non adesso che sono a piedi. L'antro. Piove. Però è bella, non è fortissima. E così meglio che il sole che è agghiacciante. Che dici? Passa qualcuno a portarmi su. Anche se mi meriterei 9 km fatti a piedi. Un po' collassatino il ragazzo, eh? Non mi copro, la voglio tutta. Guarda che bella. Bellissimo. Acqua. Pioggerellina bella, però è diluvio. Però guarda che culo. Ah, galleria, gallerietta proprio. Legagnolo d'acqua. Pioggia. Al massimo, spingo il tempo al massimo, io spingo il tempo al massimo, spingo il tempo al massimo. Con l'ombrello sotto un albero. Diluvia! Oddio, ho appena rinunciato a un passaggio. Non lo so perché. Mancano ancora 3 km in salita. Per oggi va così. Oh, basta. Comodità. Il signorino. Aiuto! Oh, spero cali un attimo e poi riparto. Altrimenti... dura morire, altrimenti metto il mio solito il palandrone e parto. È tornato il sole e guarda che bello, sono a pezzi,
però penso ormai un paio di chilometri arrivo. Non mollo, io non mollo. Non mollo. E tra titani. Ciao mucca. Anche la mucca non mi ha cagato. Uffa, uffa, sono così brutto. Elva, è lei per forza. Praticamente mi sono imbattuto in pazzi. Giù, hai presente quando dici i folli? I folli. Praticamente l'ho mandato a dormire. Perché venerdì partono. Poi perché non mangiavo, allora se mangio e vabbè, ma ormai abbiamo già preparato e allora mi viene da dormire, però se non mangio non lo so. So che sono in mezzo alle montagne, non ho dove dormire e sto andando a un rifugio che forse devo giocarmela bene. Questa è una bella sfida, extra viaggio, io non mollo. Bella. Sono finito al rifugio, adesso non mi ricordo come si chiama, poi te lo saprò dire. Viallo rosso. Mi sono tranquillizzato, giuro, mi ha mandato fuori i folli. E bello, ospitalità spettacolare. Edith Piaf, che si sente dentro nel bar. E io sto bene. Ciao! Pura non mi sono mai sentito così libero. Eppure non mi sono mai sentito così libero.